Solar è un mostro orribile. È un sole sorridente. No, io non voglio sapere. Ah, ah, avete visto ciò? L'ho visto chiaramente. Lui ti spia dall'alto. Dall'alto. Ragazzi, iniziamo così? C'è Herobrine dietro di me. Ed è scomparso. Ero in F5. Purtroppo Solar sta continuando ad evocare questi mostri. Di tutto Minecraft, tutte le leggende che potete conoscere su Minecraft, Solar le può evocare all'interno del mondo. Evidentemente quindi saranno vere queste leggende. E Solar è un modo per evocarle, tutte quante insieme. Proprio perché lui a farlo. Ragazzi, accidenti, ma che caspita di mondo è questo? Mi sa che lì c'era Herobrine, ne sono abbastanza certo. C'era una luce lì. Oh mio Dio, attenzione perché qui purtroppo le cose sono molto pericolose. Tranquilli ragazzi, siamo qui insieme, non ci può fare assolutamente nulla. Io sto dicendo queste cose perché mi sto spaventando. Cos'era? Sto vedendo cose, non so se era Herobrine oppure no, ma fa veramente paura. Sto vedendo cose, tantissime cose in giro. Sono abbastanza certo che ci sia Herobrine qui. No, 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 paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Ragazzi, aiuto. Aiuto, 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 aiuto. Allora, ci sono gli zombie. No, c'è di tutto, purtroppo. L'unica fonte di luce che ho in questo momento è questa torcia. Ma senza la torcia non potrei fare assolutamente niente, perché non si vede niente. E purtroppo Herobrine sta dietro di noi, tutta per colpa di Solar, che spawna tutte queste cose all'interno del mondo. E noi peraltro dovremo anche trovare, sarebbe bello, la prigione, la dimensione della prigione. E c'è scritto in questo libro che quella dimensione, c'è un portale praticamente per quella dimensione, e spawna a caso nel mondo. E io non ho nemmeno più le scarpine, vedo, dovrei craftarmele. E no, c'è il creeper, cattivo creeper, via. Andiamo sugli alberi che così non ci possono fare niente, almeno i creeper. Poi ci sono gli scheletri che adesso... Ho sentito una freccia infatti. O mi sbaglio? Allora, apriamo l'inventario. Praticamente facciamoci delle frecce. Lo sapevo. Ciao, caro scheletro. Potresti evitare di uccidermi? Almeno tu, accidenti. E vabbè, eppure questo, certamente, ovviamente. Ma certo, vai, sparami ancora. Danno solamente fastidio gli scheletri. Non servono assolutamente a niente. Cos'è? Ho visto una luce. Avete visto lì? Aspetta, no, non sto cadendo. Perdinci bacco, stavo per morire. Ok, d'accordo. Qua i creeper sono più pericolosi di Herobrine a quanto pare, perché tanto questo qua è veramente scemo. Ragazzi, stavano dicendo che lì c'era una luce, avete visto? Lì in lontananza. Oh mio Dio, che cos'è? C'era un 4, scusate. C'è un maiale, ma che caspita ha questo maiale? Perché è fatto così? Oh mio Dio, non voglio saperlo onestamente. Oh, cosa sono quelle luci? Ok, sono tipo dei licheni, per fortuna. Però qua ci sono zombie, scheletri, andiamocene via, accidenti. Herobrine non si sta facendo vedere per un qualche motivo. Questa cosa è ancora più inquietante perché... Ho visto qualcosa. Ragazzi, scusate, ma io sto vedendo cose a caso oppure vera? Oppure le sto vedendo veramente? Questo coso mi stava inseguendo, vero? No. Ok, meno male. Ragazzi, guardate lì. Che caspita c'è lì? Oh, oh, che cosa sei tu? Che schifo, cosa... No, via. Che caspita è quel coso? Ragazzi, no, che cos'è quel coso? È tutta colpa di Solar, lo so, io lo so. Quella è la luna, comunque, se vedete. Vabbè, era abbastanza ovvia come cosa, ma lo dico perché non è che si capisca molto bene con questa texture. Cioè, nel senso, Solar, purtroppo, è brutto in culo. E purtroppo, per un qualche motivo, sembra che la notte non stia passando, ragazzi. Ho come questa strana impressione. Credo che Solar non voglia più uscire, non voglia più far venire il giorno. E quindi la luna resta lì, da sola, senza Solar. Ricordatevi, noi adesso siamo alla ricerca di un portale. Un portale che ci porterà in un'altra dimensione. Questa è un'avventura davvero importante che dobbiamo fare insieme. Perché... queste dimensioni ci permettono di scoprire nuove cose contro quel dannato Solar. Questa pozza di lava illumina molto bene versus tutto questo altro mare di buio infinito. Guardate qui, accidenti. Ragazzi, che caspita. No, sta pure piovendo. Oh mio Dio. Avete visto prima la luna? Che caspita, era successo. Questo è di nuovo Solar. Ragazzi, cos'era? No, io non voglio sapere. Ah, avete visto ciò? L'ho visto chiaramente. Ora era Herobrine.
No, cos'è? Ragazzi, cosa sta succedendo qui? Oh, sto vedendo cose. Sto vedendo cose. No, 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 no. Cos'è quel coso? Quello è un lupo? Ma che c'entra? Oh mio Dio. Tutte queste cose non hanno alcun senso. Io non mi voglio avvicinare a quel lupo perché è veramente inquietante. E ho paura di fare qualsiasi cosa, ragazzi, in questo momento. Perché non so che cosa potrebbe spawnare. Io sto guardando anche la mappa in alto a destra. Ma di fatto non è che si capisca molto. Ragazzi, questa cosa è veramente pericolosissima. Io non saprei cosa fare. Siamo veramente in pericolo in questo momento. L'unica cosa che potrei fare è cercare di sperare. Perché, vedete, purtroppo in questo momento non sta venendo nemmeno giorno. Peraltro, questa è la statua di Herobrine che avevamo preso, ma... era lì! No, avevamo preso la sua statua, ci stava spiando Herobrine dal buio. No, 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 per favore, basta. Perché ci sta spiando così tanto questo Herobrine? Perché lo sta facendo, ragazzi? Come facciamo a fargli smettere di spiarci? Accidenti! Ok, allora, dobbiamo continuare però, perché qua non possiamo fermarci. Oddio, no, no, prendiamo prima di tutto questo. Però si vede brutto con... Io mi sto affidando solamente alla mappa qui davanti, ragazzi, perché non so che cosa ci potrebbe essere. Sto andando anche sott'acqua, ma non c'è assolutamente niente. Non si vede niente! Oddio, che paura, È che se arriva un fulmine qui dentro, normalmente nell'acqua, che ci sono pure i sali minerali, non è tipo cioè, secondo me conduce tutta l'elettricità, cioè sarei morto probabilmente a sto punto. Ok, allora siamo di nuovo al protetto, più o meno, cioè siamo di nuovo sulla terraferma, non vuol dire che siamo al protetto affatto. Anche perché Herobrine sono sicuro che sia qui dietro di me alle calcagna probabilmente. Pronto Herobrine? Ci sei? Non c'è? Ok. Beh, meglio così, onestamente. I temporali su Minecraft sono la cosa più inquietante. Dopo Herobrine, la cosa più inquietante che possano esistere, sicuramente. Cos'è? Ma ragazzi, perché? Ah! No, 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 via, 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 creeper, via, creeper, via, 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 via. Stavo per dire, perché c'è questo... come caspita? Enderman, questo Enderman che si teletrasporta, lo vedete dalla... Ragazzi, che diavolo è successo? Perché quel creeper mi è corso addosso? No, 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 perché i creeper mi stanno correndo addosso, ragazzi? Perché i creeper mi stanno correndo addosso tutti insieme? Perché sta succedendo questa cosa? Perché sta succedendo questa cosa? È tutta colpa di Solar! E non sta arrivando giorno! Non sta arrivando giorno! Dove caspita è? Ok, aspettiamo qui. Entrerò qui sotto e vediamo se arriva giorno a sto punto. Ragazzi, sto sentendo che ha smesso di piovere, ma di fatto non è ancora giorno. È incredibile, la notte si è bloccata lì, vedete la luna? È lì dove era prima, dove avevamo detto prima. Non sta arrivando più giorno. Ma perché è tutto così buio? Io stavo per cadere. Cos'è quella roba, ragazzi? Cos'è quella roba? No, non voglio saperlo, non voglio saperlo. Non voglio saperlo. Cos'è? È un drago, per fortuna. Ciao draghino, no, tu non mi farai niente. C'è un creeper dietro di te e io me ne vado. Ciao, i creeper sono i più pericolosi. Ci sono i draghi che non sono pericolosi quanto i creeper, ma scherziamo? Oh, guardate, c'è della frutta, delle mele, si possono prendere. Beh dai, almeno questa cosa è carina su... in questo mondo completamente maledetto. Cos'è? Forse abbiamo trovato qualcosa, magari? È un ponte? Ok, sì, perfetto, perché allora ragazzi, l'avventura, dovete sapere, andare all'avventura e scoprire nuove cose ci porta chiaramente a trovare degli oggetti che possono esserci utili per combattere tutte queste calamità, tutte queste cose cattive, ovviamente, perché aumentano le probabilità che noi possiamo trovare cose utili. Cos'è? È un falò, vedete? Allora, probabilmente qui vicino c'è tipo un villaggio e quindi magari possiamo stare tranquilli e trovare delle risorse utili per poter proseguire al meglio la nostra avventura. Ragazzi, cos'è? Ragazzi, cosa diavolo è? Ragazzi, cosa diavolo... Ragazzi... Ragazzi... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, ti prego... No! Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? No, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No, 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 tu sei proprio brutto, brutto.
poi vedete lì, guardate, Solar ci spia da distante. Solar ci sta chiaramente spiando, ragazzi. Non si nasconde mai lui, è lì. E ora lo vediamo perché siamo in alto, ma prima non riusciamo a vederlo. Lì c'è un altro falò. Oh mio Dio, ma che posto. No, 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 ti prego, 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 no, ti prego. Oh! Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa diavolo faccio? Cosa diavolo faccio? Cosa diavolo faccio? Cosa diavolo faccio? Cosa... Perché sto coso non muore? Ha ancora poco di vita. Ha 12 di vita. 10 di vita. 10 di vita. Ok, 7 di vita. Ragazzi, sta per finire. 5 di vita. 2 di vita. Ha finito? 0 di vita. Morto, è morto, è morto, è morto. Adesso andiamocene qui dentro prima che sia troppo tardi. Prima che sia troppo tardi. Mettiamoci, chiudiamoci dietro velocemente. Veloce, 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 veloce. Ah! Veloce. Ok, 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 ok. Allora, siamo al protetto per ora. Allora, scaviamoci qui dentro un buco così almeno riusciamo a respirare. Allora, mangiamo immediatamente tutto quanto. Allora, mettiamo delle torce. Ok, perfetto. Sta andando tutto quanto per il verso giusto, no? Perché ho una mela in faccia? Perché ho una mela in faccia? Spiegatemi chi è che mi ha messo una mela in faccia. Come da... Non voglio sapere com'è possibile che io abbia messo una mela in faccia. Ero sparito per un secondo. Ragazzi? Perché io sto sparendo? Perché? Cosa sta succedendo in sto mondo? Ok. Non importa, ok? No, non mi dire che mi sono messo di nuovo una mela in faccia. Ok, no. Ok, le mele non le mangiamo, facciamo così. Allora, stanno dicendo, cerchiamo di andare avanti adesso, senza morire magari, e di andare a trovare il falò che avevamo trovato prima, ok? Perché... Ah! Ma, scusate, però non è possibile ogni volta, Ma non è possibile! Ogni volta che esco, ma c'è un creeper dietro l'angolo, ma sono questi quelli più peggiori? Sì, vabbè, poi cos'altro? Cos'altro c'è? Cos'altro c'è che mi vuole uccidere in sto mondo, Cosa diavolo altro c'è? Pure i fantasmi, ovviamente, te pareva, no? Certamente, ma ovvio, sì, poi gli zombie. Allora, a me non me ne frega niente, adesso io faccio un pillar in alto. Me ne frega niente, guardate. Adesso arriva uno scheletro e mi freccia, volete vedere? Se succede veramente così mi incavolo proprio tantissimo. Ok, bene. Cos'è successo? Ciao? Tu non mi fai niente? Perché ho l'impressione che mi voglia uccidere? Mi sta dando corrosione. Ok, prendiamo quello che c'è. Non c'è niente, bello. Però ci sono le balle di fieno, che queste cose ci possono essere utili per il pane, ragazzi. Che io prenderei assolutamente, perché figuriamoci, non siamo mica stupidi, giusto? Ok, adesso andiamocene via. Via, perché stanno arrivando degli zombie, assolutamente. Cos'è sta roba? Forse questa è una costruzione. Magari qua dentro siamo al protetto, anche se ne dubito fortemente a sto punto, ragazzi. Allora, però, aspettate un attimo. Mi chiudo dentro. Ok, perfetto. Qui siamo abbastanza al sicuro. Adesso cerchiamo di capire meglio cos'è questa cosa. Io pensavo però prima di farmi B così un po' di panini, così almeno abbiamo del cibetto in più. E dove sono? Ok, perfetto. 36 panini. Ok, bene. Adesso cerchiamo di scavare qui all'interno e di capire che caspita è sta roba, perché non sto capendo. È un insieme di blocchi di legno. No, non c'è niente qua. Forse da questa parte? Ah, ok, avete capito. È una casa questa, tipo. E c'è tipo un letto. Dobbiamo stare attenti che non ci siano però degli spawner. Ah, vedete, qua potrebbero entrarci tutti praticamente qui dentro. Ok, cerchiamo di capire bene che cosa c'è in questa casa. Magari c'è qualcosa di utile. Ti prego, dimmi che ci sia qualcosa di utile all'interno di questa casa. Sarebbe veramente bellissimo da parte di questa casa, appunto. Quindi saliamo qua sopra. Magari c'è qualche risorsa utile. Allora, ne dubito, perché a giudicare da questo mondo, appunto, questo mondo è veramente inquietante. Guardate Solar, che si vedono i suoi denti marci. Che brutto. E ha bloccato proprio la luna, non si vuole proprio far vedere, non vuole sorgere. Perché sa che sorgendo magari potrebbe distruggere i mostri che mi danno fastidio. E quindi non lo fa, non vuole che mi uccidano. Infatti vuole che lui spawnino tutti i mostri del mondo, ho capito. Qua sto cercando però di, appunto, capire meglio che caspita c'è. Non c'è niente di utile, ragazzi. Com'è possibile? Assurdo, è tipo un balcone dove non c'è niente. Ah, aspetta un attimo, qua si sale ancora però. Così? What? Questa è una cosa... un grandissimo coso, come si dice?
un grandissimo circuito di redstone per accendere tutte queste lampade. Ma di fatto non c'è niente qua. Ok. Scendiamo sotto. Magari sotto c'è qualcosa. Dai però. Che pizza. Allora, sicuramente qua dentro siamo più al protetto del solito, anche se non ci giurerei, ok? Perché qua magari ci potrebbero essere dei fantasmi, sapete com'è. Tutte quelle cose che succedono spesso. Ecco qua, cos'è caspita c'è qui? Ah! No, 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 ragazzi, io mi spavento troppo, mi spavento troppo. No, 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 c'era Aerobrain, c'era Aerobrain, c'era Aerobrain, c'era Aerobrain, c'era Aerobrain dietro di me. Ragazzi, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Se siete deboli di cuore, non guardate questo video, ok? Vi dico solo questo. Oh mio Dio. Allora, va tutto bene. Mi sono spaventato troppo. Non serviva spaventarsi così tanto. No, 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 facciamo così, ragazzi. Io direi per questa volta di metterci qua dentro. Poi magari continueremo a cercare tutti i portali e tutte le avventure che ci sono in questo questo mondo. Ok, non in questo mostro, ma in questo mondo, anche se è un mondo mostruoso. Mi raccomando, lasciate like, vi prego, perché sennò io qua muoio di paura. E iscrivetevi al canale attivando le notifiche, così sapete quando pubblico questi video paurosissimi. E l'avventura con Solar ed Aerobrain continua, perché ci piace a tutti quanti.